Tirocinio. Da una settimana vedevamo Carlino sgropper il corso, per via Nazionale, per via Ludovisi, passare in botte, di galoppo, accanto a un enorme mammifero in gonnella. Le lunghe piume nere del cappellaccio, che pareva un nido di corvi, le svolazzavano al vento. Tutta la gente si fermava a mirare con occhi spalancati, a bocca aperta. Noi amici, quasi sgomenti nel vedercelo passare davanti, gli lanciavamo ogni volta un grido affettuoso, o lo chiamavamo per nome, tendendogli le braccia, e lui subito si voltava a salutarci con larghi e ripetuti gesti che ci pareva invocassero disperatamente aiuto. Carlino Sgro da 2 anni aveva lasciato Roma per Milano e non s'era più fatto vivo con nessuno di noi. Ora, d'improvviso, rieccolo a Roma, in quella turbinosa apparizione che aveva del tragico e del carnevalesco. Qualcuno di noi finse di mostrarsene seriamente impensierito. Senza dubbio, Carlino era in pericolo. Dovevamo salvarlo a ogni costo da quel mostro che lo aveva rapito e se lo trascinava chissà a qual bufera infernale. Come salvarlo? Ma volando a San Marcello, per Dio, a denunziare il ratto alla questura, o piuttosto assaltando là, senz'altro, la carrozza e strappando a viva forza la vittima dalle braccia di quell'orribile mostro. Discutevamo ancora al circolo sul partito da prendere, quando ecco, fresco e sorridente, Carlino Sgro davanti a noi. Gli saltammo al collo tutti quanti insieme, baciandolo dove ci veniva fatto, alle spalle, sul petto, sulle braccia, sulla nuca, fino a lasciarlo per un pezzo boccheggiante come un pesce. Per farlo rinvenire, gli rovesciammo subito addosso una tempesta di domande insieme con gli epiteti più graziosi, con cui eravamo soliti d'accoglierlo ogni sera al circolo quando egli stava a Roma. «Vecchia canaglia! Mummia inglese! Orangutan! Figlio di Numaawa!» Veramente, Carlino Sgro pare una scimmia e pare un inglese. Una scimmia perché non c'ha colpa. Ha la bocca perlomeno 4 dita sotto al naso. Un inglese perché biondo, con gli occhi ceruli, e perché nessun inglese al mondo ha mai vestito e camminato più inglesemente di lui. Chi lo crederebbe? Si mostrò stupito della profonda costernazione in cui noi tutti eravamo stati per lui un'intera settimana. «Come?» esclamò. «Ma quella è la Montroni, signori miei! Non conoscete la Montroni?» Ci guardammo tutti negli occhi. Nessuno di noi conosceva la Montroni. Solo Carinei domandò: «Pompea Montroni, la cantante?» Sgro, indignato e stizzito, diede una spallata. «Ma celebre, per Dio! Soprano di cartello! Dite sul serio o siete della Papuasia? Non la ricordate più nella Gioconda? Era il nostro cavallo di battaglia! L'amo come il fulgor del creato! Faceva tremare la Scala e il San Carlo!» «Faceva? Dunque ora è sfiatata?» Carlino Sgro atteggiò la faccia di fierissimo disprezzo e rispose: «Vi prego di credere che la nostra voce è ancora divinamente bella. Più divinamente bella di quando facevamo andare in visibilio le platee del mondo intero e ci staccavano i cavalli dalla vettura. Ma abbiamo una piccola palpitazione di cuore, un disturbetto cardiaco, che non è nulla, rassicuratevi, ma che potrebbe diventare grave. Dio liberi, e anche... sì, anche fatale. Ci hanno detto i medici. Se seguitiamo a rimanere nell'arte e a cantare. Così, per prudenza, ci siamo ritirati.» «E tu, vecchio scimmione!» gli gridammo. «Hai il coraggio di scarrozzarti per il corso quella carcassa sfiatata! E non ti vergogni?» «Vedo», disse Carlino Sgro, addoloratissimo, «che voi malignate, amici miei. Vi compatisco. Ah, che vuol dire non vivere a Milano? Casa Castiglione Montroni, signori, è a Milano tra le più rispettabili e rispettate. Pompea Montroni è donna esemplare. Forse non c'è bisogno di dirlo perché... Non ridete, via! Io lo ammetto, non è più tanto bella. Non è stata mai bella, va bene così?»